Presentazione ufficiale della lista Uniti per Spigno, che candida a sindaco il dottor Sergio Corelli. Politica, etica, correttezza, solidarietà e soprattutto concretezza. Questi alcuni degli argomenti sostantivi che il dottor Corelli lei ha utilizzato nel corso di questa full immersion con la sua comunità, è stata la sua appunto prima iniziativa. Vogliamo essere a disposizione di questa comunità, c'è molto da fare. Spigno probabilmente si trova davanti ad uno spartiacque, essere non più località di periferia ma al centro di uno sviluppo non solo per Spigno ma dell'intero comprensorio. Assolutamente sì, la nostra grande sfida è proprio questa, promuovere Spigno un po' a tutti i livelli, dalla enogastronomia, passando per il turismo, ovviamente migliorando poi quelle che sono le infrastrutture, perché un'offerta deve essere un'offerta dignitosa, un'offerta qualitativa, quindi la sfida è importante e rendere questo paese più accogliente, ma soprattutto avere la capacità di pubblicizzare altrove, quindi di censire ciò che abbiamo di bello, dalla montagna, alle nostre aree di verde, alle nostre aree veramente di architettura, abbiamo un museo, quindi abbiamo tante belle cose da poter fare, quindi una nuova mentalità, un nuovo modo di non fermarci a quello che è giusto la infrastruttura locale, ma cercare di promuovere il nostro territorio a tutti i livelli. Lei inizialmente ha ringraziato la sua squadra di governo, la sua coalizione, per averlo scelto appunto alla guida di questa stessa squadra, soprattutto per una qualità che le hanno riconosciuta, una competenza in ambito relazionale, cioè lei che riesce a dialogare poi con candidati di varia estrazione politica e anche ideologica. Sì, la competenza, la capacità di fare squadra, insomma, mi hanno riconosciuto questo valore, io ne sono molto fiero perché ad oggi è una cosa molto bella e quindi per me è un grosso impegno che mi danno, ma anche una grossa soddisfazione. Secondo me si può fare, si possono tenere insieme persone quando gli obiettivi sono condivisi, l'obiettivo nostro condiviso è Spigno, siamo tutti di Spigno, il territorio di Spigno, la valorizzazione di Spigno. Penso che non esiste un motore di destra, un motore di sinistra che non possa far del bene a Spigno. Ha scelto anche uno slogan, ha coniato anche uno slogan, Spigno Saturnia, porta naturale del Parco Regionale dei Monti Arunci e per certi versi, per chi viene dalla provincia di Frosinone, porta anche dalla stessa provincia di Latina. Assolutamente sì, perché Spigno si offre bene all'entrata sul parco. Noi vogliamo lavorare su questo e dato che c'è questo programma in corso dell'Alta Via dei Rifugi nell'ambito del Parco degli Arunci, vogliamo introdurci, essere porta di questa bellissima montagna, visto che abbiamo Monte Petrella che appartiene a Spigno, che sono 1533 metri, che stanno sul mare, quindi è un'offerta turistica assolutamente unica. Spigno è ancora sede di un importante complesso industriale dello stesso omonimo Consorzio Industriale del Sud Pontino. Spigno che può diventare ancora un volano di sviluppo per lo stesso golfo, per la stessa portualità, per esempio commerciale di Gaeta. Assolutamente sì, però qui bisogna riprendere i dialoghi con l'ente, altrimenti ci troviamo sempre su due binari diversi, quindi abbiamo l'attività comunale che non sono coordinate con il consorzio industriale. Allora vogliamo riprogrammare il tutto, partire insieme, valorizzare la nostra zona industriale, già ci sono dei progetti importanti, qualificanti, vanno soltanto praticamente divulgati, resi noti e cercare l'investitore che viene praticamente a investire qui a Spigno. Lei ha anche annunciato, mi attiverò, sarà una delle prime priorità per migliorare, per rendere cantierabili alcuni progetti, per proprio mettere a sicurezza e migliorare la sicurezza la stessa superstrada per Cassino. Assolutamente sì, io ovviamente come medico e come persona che vive in questa realtà ho visto continuamente persone
purtroppo incidenti, persone morire su questa strada, questo non lo vogliamo fare. Un grosso deterrente è stato dato dalle macchinette della velocità e noi ovviamente questo è un piccolo qualcosa, ma va lavorato sugli svincoli. Santo Stefano ovviamente è uno di queste priorità, perché lo svincolo di Santo Stefano è uno molto pericoloso e qui non è mai stato dato seguito ai vari progetti che sono stati fatti. Poi sono tante le possibilità che noi possiamo avere di mettere in sicurezza questa strada. Uno dei compiti più impegnativi che le attende il 27 di maggio, qualora venisse eletto sindaco della comunità di Spigno Saturnia, è quello di rimettere in moto l'apparato burocratico amministrativo che arriva e reduce da un anno di commissariamento, un lunghissimo commissariamento prefettizio. Assolutamente sì, però io ho letto su molti giornali di un mulus presente in questo periodo. Io, se guardo le attività che sono state fatte da questo commissario nell'ultimo anno, vedo più un mulus negli altri anni precedenti, quindi io credo di, adesso non conosco bene, non ho la possibilità di esprimermi su quelle che sono le casse comunali, però c'è tutta la buona volontà nel girarsi le maniche senza polemiche e ripartire. Una considerazione finale, lei ha detto siamo sì diversi, ma questa diversità è anche sinonimo di ricchezza. Siamo pronti a rendere questa comunità meno bariscentrica di un comprensorio. Vogliamo che il nostro comune torni anche a dialogare sui tavoli importanti della stessa realtà del Sud Pontino. Assolutamente sì, questo è un aspetto importante, anzi io direi fondamentale. Se resteremo confinati a Spigno saremo sempre veramente un piccolo paese senza futuro, senza possibilità. Dobbiamo aprirci e condividere. Dico che anche molte amministrazioni mi hanno già contattato, sono entusiasti di avere un dialogo, un rapporto con cui poter costruire qualcosa insieme e soprattutto partendo dai servizi, partendo dalla pubblicità, partendo dalla divulgazione del nostro territorio nel mondo, si può fare e ottenere.